spessi, altrimenti diventano dei cliché che sono ben diversi, una cosa ben diversa dal tempo, però hanno la fortuna di lavorare non con queste categorie. C'è quello che loro si aspettano, però proprio velocissimi, cioè senza tutta la descrizione. Va bene, grazie Tito. Faccio prova che non sapevo nulla di questa cosa. No, non improvvisare. Sono in ritardo. Va bene, grazie a tutti, proprio bello per questa cosa. Andiamo al microfono senza fili. Ecco, abbiamo anche un valletto, alzate la mano se volete parlare e rispondere o fare domande rapide, ma soprattutto dirci che cosa vorreste vedere. Ciao, volevo chiedere se questa acquisizione porta anche a un'eventuale possibilità a pensare a delle testate ulteriori a quelle che già esistono, magari con un gergo diverso, come era stato in passato. Vabbè, non voglio stare a rimangare all'interno della storia di Paperinico, ma comunque è stato un periodo. Allora, la domanda era se questa acquisizione di Panini, dei titoli Disney, potrà aprire la strada sia a nuove collane di ristampe, ma anche nuove collane di contenuto inedito, tipo K o Mickey Mister. Perché secondo me sì. Secondo me sì. L'accordo è questo matrimonio Panini Disney, è un accordo di amplissima durata che esiste da 30 giorni. In the fullness of time, come si dice in inglese, sicuramente tutta la gamma delle cose fattibili per allargare il pubblico, scoprire nuovi personaggi, andare in nuove direzioni verrà percorsa. Chi conosce Panini Comics, che esiste da 19 anni, ci ha visto spaziare in ogni possibile direzione, in ogni possibile punto dello spazio-tempo. Non vedo perché i titoli Disney che entrano dentro Panini Comics non debbano seguire questa ampiezza di vedute. Degli omnibus. Per farti capire, è una comunicazione.
Comunque, forse vale la pena dire che non esiste una produzione di fumetti disneyani classici in America. La produzione di tutto il fumetto Disney, tranne qualcosa che viene fatto credo, per gli Scandinavi, forse in Brasile, passa dall'Italia. Quindi il centro della produzione Disney, dei fumetti Disney, è l'Italia. Chiaramente tutti gli autori, tutta la produzione Panini viene vagliata da Disney come corporazione, ma in qualche modo c'è le guideline che Roberto ha spiegato, sono ben chiare, ben presenti, quindi non si esce da quelli, non si esce, non si può uscire, non si uscirà mai da questi sentieri. Ma lavori per informazione, due domande, una per Marcello e una per Valentina, la prima. Prima ancora che arrivasse la fusione e la partita di un'agitazione sindacale per problemi di spostamento di sede, come colloquia la via Gambina e la Madonnina, i due simboli Modena e Milano? E la seconda per Valentina è questa. Alla presentazione del numero 2000 di Topolino era ritornata una vecchia idea, quella di riproporre il di Topolino nel 2000, sì. Allora, parliamo di 18-20 anni fa, proposero questo che non si è mai più visto. E un'altra curiosità, esatto, è l'altra curiosità di chi fino hanno fatto i piatti di Natale di Topolino. Siccome non ho capito bene la domanda fatta a Marco, la connessione fra la Ghirlandina e la Madonnina, come forse saprai, la scelta finale che è stata quella di creare un ufficio Panini a Milano, all'interno del quale lavorerà lo staff di Topolino e gli altri titoli. Quindi diciamo che sarà o un pezzo di Madonnina che vive la Ghirlandina, un pezzo di Ghirlandina che vive sotto la Madonnina, ma saremo felicemente uniti nella tra Medio Padana e Milano, quindi non penso che questo sia un problema. Per quanto riguarda il nostro problema dei piatti di Natale, ahimè anche noi siamo molto delusi, non è una decisione che è arrivata da noi, nemmeno dalla redazione, però purtroppo questa tradizione si è interrotta, mi sembra 2 anni fa, giusto? Esatto. E non ti so dire quale sia la motivazione per cui, mi spiace, non riprenderanno, magari in Panini troveremo un nuovo modo per inaugurare una tradizione natalizia, però dateci tempo, non questo Natale, perché c'è già stata Luca, non siamo preparati. L'altra domanda era al Club di Topolino. Ahimè, non sei stato attento, perché una delle prime cose che abbiamo inaugurato con la collaborazione anche del team di marketing è quando preso la direzione di Topolino, la prima conferenza stampa nel 2007, abbiamo proprio lanciato una nuova forma di Club di Topolino. Purtroppo devo dire, no, però il tentativo anche cavalcato per un paio di anni ci ha impegnato moltissimo, ma era proprio l'impegno, cioè ci siamo resi conto che l'adesione era altissima e che per poter stare dietro seriamente a un tipo di organizzazione di quel tipo avremmo avuto bisogno di una struttura e in quel momento non era possibile proprio poter contare su un'altra squadra di lavoro. Cioè siamo partiti così dicendo contiamo sulle forze redazionali e c'erano anche le tesserine, la stampa delle tessere, però si è evoluto troppo, cioè andava troppo bene insomma, per cui è stato faticoso, è stata anche una scelta faticosa quella di doverlo abbandonare, ma in me non erano tempi. Facciamo l'ultima domanda, poi dopo lasciamo la sala. Ha vinto Giove Fulvio, mi sono fermato, anche perché sono testimone oculare del primo numero e dei primi 60 di quei numeri. Amico di Topolino nel 52, mi chiedevo sempre chi fossero quelli che scrivevano queste cose e ora l'ho visti, ho visto i loro nipoti, sono contentissimo. E l'osservazione invece da fare era la seguente, erano graditi, e non me ne accorgevo, gli accenni, le citazioni di narrative giovanili, tipo l'Isola del Tesoro, più terribile era la Divina Commedia, che è un po' fosca, c'era l'inferno, questo doppiolino. Quindi la domanda qual è? No, la domanda è, bene se riprendete la narrativa, perché da piccolino... Ma non l'abbiamo mai interrotta, mai. Ma sono io cosa che sorprende. Grig Villamite, il numero uno della
va bene, ora l'altra cosa è, se ci fosse nel sottofondo delle narrazioni uno sviluppo per gli interlocutori, che sono gli adolescenti e i preadolescenti, di abilità manuali e sperimentali, cioè una specie di fase che si propaga attraverso, io lo leggevo attraverso Bucci e Beniamino, che sono due protagonisti di quelle narrazioni, erano due formiche che riuscivano a vincere sempre dei giganti, il loro ingegno, è un tema importantissimo. Allora, esiste, come praticamente ricordava Marco, una testata dove il fare è il tema della testata, che è Art Attack, che è una delle testate che sono state acquisite da Panini e che non smetterà di uscire in edicola, giustamente. Poi sul Topolino, in realtà, le attività di fai da te, come quelle normali, ogni tanto vengono proposte, però la parte proprio di partecipazione, quindi anche quella, se mi sembra di aver capito, mi interessava anche la parte più educational, noi cerchiamo di trasmetterla col senso di partecipazione. Questo c'è sempre, addirittura abbiamo delle figure tra i lettori più giovani che vengono indicati come i topo reporter, che ci aiutano a realizzare dei servizi giornalistici attraverso la loro esperienza. Quindi questo, grazie per averlo sottolineato, incrementeremo, visto che è una delle richieste, comunque è un filone che ci porta moltissimo. Grazie, io penso che dobbiamo andare via, saluto tutti, ricordo tutti.